anche le nostre ascolane sono molto brave nel fare le olive, quindi abbiamo avuto in realtà questa difficoltà. Adesso diciamo che la vincitrice rispetto al numero è la numero 7 con 217 punti. È stato affiliato al numero 7 Monica Collina, che vince la gara delle Massaie del 2019, la seconda edizione. Vince Monica Collina con 217 punti. Allora, Massimo Di Ferdinando che premia con una ceramica la vincitrice Monica Collina con 217 punti, è la vincitrice del 2019 della gara delle Massaie. Ma io farei un applauso a tutte e nove le concorrenti, perché dietro i giurati hanno avuto problemi a giudicare l'oliva più buona, perché erano tutte squisite. È stata una bella corsa, una corsa voluta da tutta l'amministrazione, da tutta la squadra, partire dalla Quintana di luglio, proseguendo verso il Sant'Emidio, la Quintana di agosto, dove c'è stato un flusso anche di turisti molto alto e degli eventi molto importanti. Arrivati al Fiore d'Occhiello, che comunque è Ascoliva, dove ci sono stati tantissimi visitatori e dove l'evento sta andando alla grande. E per i prossimi giorni, i prossimi mesi, per la prossima esecuzione di eventi, l'amministrazione ovviamente conta di essere sempre molto presente come eventi, ma soprattutto portare un'immagine di innovazione, portare un'immagine per poter portare più persone, più giovani, più eventi, ovviamente anche mirati, ad Ascoli. Questa è la nostra forza, la forza della coesione, la forza dell'unione, e comunque tante idee, unirle insieme per il bene di Ascoli, soprattutto per quello e per la nostra città.